Marco Aime, che cosa rappresenta per lei il viaggio? Beh, è stato quello che mi ha portato a fare il lavoro di antropologo. In realtà io ho cominciato a viaggiare come turista e di lì è poi nata la passione per le culture diverse. Quindi al viaggio devo un po' questa scelta, quella che oggi chiamiamo un mestiere, anche se è una parola grossa.